Ciao ragazzi, vedo nel nuovissimo video di Farming Simulator 2019, ragazzi. Oggi dobbiamo andare a raccogliere la nostra avena, sia nel campo 6 sia nel campo 1, perché li ho seminati tutti e due e quindi ora dobbiamo semplicemente raccogliere. Intanto sto preparando il campo, perché non posso assolutamente farlo, è complicatissimo con l'operaio, perché il campo è storto. Quindi lo faccio, provo, o meglio. Provo, perché qua è questione di provare a farlo fare anche al cosplay. Ora vediamo. Si era incagliato prima nell'albero mentre venivo, per quello ho messo un attimo di super forza. La paglia la posso anche lasciare, tanto poi la sotterriamo, non è quello il problema. Vediamo un po'. Perfetto. Intanto lui quindi ora si fa quel campetto. Cosa è successo? Stavo crollando dalla sedia, tipo, non. Sto scherzando, stavo però finendo male abbastanza. Poi volevo farvi vedere che i nostri cavalli già sono cresciuti un po', infatti sono già, vedete qui, aspettate, al 24% e sono più che altro ad 11.000, che sarebbe quello lì. Questo qua è la lucidità. Sono ad 11.000, quindi ci vuole ancora un bel po'. Le galline dobbiamo dargli un po' di cibo, quindi ora quasi quasi glielo andiamo a dare. Già che ci troviamo, nello scorso video mi sono anche scordato, raga, di farvi vedere la Fiat 1 che avevamo comprato in live. In questi giorni, ragazzi, farò live su Twitch, sì, sul canale Viola. Infatti l'ho lasciato in descrizione dello scorso video, lo lascerò in descrizione anche di questo video, in modo tale che voi, quando volete, diciamo così, volete. Però mi farebbe piacere, appunto, se vi piace questa serie, se vi piace il canale e tutto, che passereste anche sotto in descrizione sul canale Viola. Ora che è estate porto più live, quindi se volete siamo là, diciamo. Lì c'è una cosa di erbicida che ho preso perché era cresciuta tanta tanta erba nel campo e quindi l'ho dovuta prendere. Poi, e infatti è questo che abbiamo usato e l'ho dovuto usare anche nell'altro campo. Cos'è questo? Un bidone, ok. Intanto qui ci hanno fatto altre uova. Quindi, essendo che ho fatto vedere solo alle persone live come siamo andati a vendere le uova, ve lo faccio vedere anche a voi. Prendiamo la nostra mitica Fiat 1. Che ho voluto cambiare un po', raga, perché di solito siamo sempre la stessa, così cambiamo un po'. E non è male cambiare ogni tanto. Andiamo lì. Adesso si apre anche la porta qua. Vedete? E anche il cofano, in teoria. Però no, così, ecco. Molto bella. Noi prendiamo questi qua, raga, ve li consiglio, è molto comoda come mod, diciamo. Oltre anche la macchina, non è male. Carichiamo tutto sopra, anche quelli un po' più piccoli, perché nel senso non ci bastano mai. Abbiamo fatto tante tante uova. Prendiamo anche queste qua. Non devono saltare però, altrimenti faccio casino. Faccio un danno abissale poi. Attacchiamole un po' male. Andiamo qua. Diciamo che devono andare a San Mulino Santa Lucia. Facciamo partire. Tanto ho fatto i percorsi per tutta la mappa. Anche per un po' in mezzo ai campi. Quindi è abbastanza comodo, diciamo. Intanto lui qua è arrivato a 4.000. 4.000 di avena. L'avena la dobbiamo dare ai cavalli. Comunque le balle, raga, che avete visto qua, le ho comprate, quella di fieno. Ho comprato una balletta di fieno e gliel'ho data in modo tale che hanno anche il fieno. Poi dovremo fare anche fienagione. Vedo un po', perché
Andare a prendere un altro campo per mettere l'erba, diciamo, non è il caso, costano. Questo si potrebbe prendere forse, ma c'è qualcosa qui. Voglio vedere, anzi, andiamo a vedere, giusto per curiosità. Vicino a lì c'è qui cosa c'è. Qua c'è. Il bestiame, diciamo, il mercante, credo. Quindi l'erba qua manco si può raccogliere. Altrimenti altri campi, non so se ce ne sono. Questo c'è, vicino al mulino Santa Lucia, che è molto molto grande. Da 50.000. Vediamolo un attimo. L'unico problema è che questo qua è abbastanza in pendenza, nel senso è molto in pendenza. È un po' un casino farlo. Sinceramente però non so come funziona il course play poi su questi campi. Ci sarebbe anche un altro metodo, poi cosa c'è qua? Erba questa in teoria, eh. Altrimenti ci sono altri tipi di terreno. Come se ne so questo qua, molto lungo. Altrimenti si dovrebbe comprare proprio un terreno a parte, non molto grande, oppure proprio il 10 e usare uno dei nostri per metterlo ad erba. Vabbè, poi questo si vede, tanto c'è tempo. Là è quasi piena, qua ci vuole ancora per arrivare perché si è fatta la strada più lunga, molto intelligente. Qui è quasi pieno, quindi ci prendiamo il nostro Lamborghini, non lo faccio, non ce la faccio mai a prendere il Lamborghini. Eccolo qua. E andiamo a scaricare la nostra trebbiotta. Bene, 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 raga. Stiamo raccogliendo l'avena, poi la diamo ai cavalli, così già ci troviamo. Ok, abbastanza produttivi, diciamo così. Ci sarebbe anche un coso piccolino che permette ai cavalli di riprodursi. C'è sul mod hub, è una mod, però per ora diciamo non la metterò perché più che altro su questa mappa non c'è molto spazio per mettere le cose, è tutta collinare. Infatti la stiamo giocando come farming classico, diciamo, con molte mod, questo sicuro, però sicuramente non metteremo produzioni, cose di questo tipo. Magari qualche giusto qualcosa di piccolo, se proprio. Sta scaricando strano, cosa è successo? Ecco qui, si era buggata nel bordo. Comunque raga, ieri live quella volta su YouTube, raga, perché ancora stavo programmando per Twitch, non mi sembra che l'ho anche detto. Ora dovrei aver finito di programmare quasi tutto per Twitch. Quando uscirà il video quasi sicuramente ho programmato tutto. E quindi farò lì le live. E ieri abbiamo parlato, stavo dicendo, di Farming Simulator 22. Ho scoperto che ci sarà appunto l'uva, i nuovi trattori, queste nuove cose, personaggio femmina. Sono uscite un bel po' di notizie, anche che uscirà il 22 novembre di quest'anno. Quest'anno è ricco di cose, diciamo. Perché l'anno scorso non hanno potuto fare niente, poverelli. O quasi, ho preso un muro in pieno, non so come. Comunque raga, sto notando che quando registro il gioco in alcuni punti mi va più a scatti e non so il perché. Nel senso, il programma da registrare mi usa un bel po' di CPU, in questo caso di GPU, infatti ho scambiato e ho messo che usa la scheda video, vedete infatti lag non ce n'è più molto, perché prima mi usava un altro programma che metteva tutto sul processore. Invece in questa maniera mi mette, usa l'HV nella Nvidia. Quello nuovo, e cioè, direi che va abbastanza bene così. Intanto, vediamo se quello è arrivato. Sì, perfetto. Mulino è qua in teoria. Qua, sì, qui. È là, eccolo là. Andiamo un attimo così prendiamo queste uova.
La macchina è molto molto comoda, raga, perché va molto molto veloce, quindi per fare queste cose non è male, diciamo. Non, perché non si vende? Ah, quindi si devono lanciare da là? Non lo sapevo questa cosa. Un po' più qua, magari. Come si fa? Ma sta scaricando. Deve stare all'altezza del muretto sopra, quindi qua in teoria, no? Sì, qua scarica, perfetto. Rimettiamo questo qua sopra. Carichiamo anche questo. Prendiamo un po' di soldini, che possono sempre far comoda, e riportiamo questa masseria a Zubel, dove siamo noi. No, al mulino. Ah, masseria azzurra. Credo che abbia la strada anche di là, poi vabbè, vede lei. No, vuole andare indietro, va bene, la faccio andare indietro, non c'è problema. Però se mi fai le curve così, non è che ci guadagni molto. Va bene. Intanto, raga, volevo parlarvi anche di altre cose. Cioè, ho visto un po' che vorrei fare appunto nei prossimi video, nei campi vorrei seminare delle nuove colture. O addirittura fare insilato, che però non, questo non ne sono molto certo perché ci sono anche altre cose che potremmo fare. Quindi direi di andare un attimo a vedere i prezzi. In questo momento stiamo giocando a difficoltà normale. Quindi difficoltà normale, ci sarebbe, potremmo fare anche il CCM, avendo la mod, diciamo. Andiamo un po'. La coltura che si potrebbe seminare, essendo che non l'abbiamo mai seminata e siamo qui, potremmo seminare o il triticale o la segale, il farro non tanto perché non ci serve, però quelle due sì. Poi la legna si deve fare, questa. Non volevo fare in questo video la legna, raga, però la facciamo magari nel prossimo, ora vediamo. Per una questione che dove ci stanno gli alberi, diciamo, costa un pochetto. Quindi l'unico modo sarebbe comprare una zona dove ci sono gli alberi, anche questa che costa poco, e magari poi rivenderla. Questo poi vediamo, perché dove stiamo noi gli alberi ce ne sono due o tre, quindi non ha molto senso. Questa 90.000, questa 300, 200.000. Poi queste zone le possiamo comunque riusare, assolutamente, anzi. Volendo potrei anche piantare, potremmo anche piantarli appunto intorno a casa nostra gli alberi. Però dovremmo fare comunque un sottobosco. Verrebbe più complicato, va bene, ma questo si vedrà. Quindi, intanto, perché la trebbia cosa sta facendo? Cosa sto facendo? Devi andare in avanti. Bella mia. Ok, non puoi girare qua, lo capisci? Va bene, non so cosa è successo. Fatemi un attimo vedere, raga, perché è successo qualcosa qui che ha fatto buggare tutto, tipo. Io la paglia non la voglio fare comunque, quindi non farmela ora. Mettiamo il campo così e facciamolo così. Dobbiamo vedere, raga, perché ci fa sta cosa, eh. Danno da un po' di problemi sul play. Boh, va bene, comunque non fa niente. Io direi che abbiamo parlato un po' di tutto, perfino di Farming Simulator 22 in questo video. Cosa è successo? Vabbè, comunque ho scoperto, ragazzi, che
Abbiamo fatto un'ipotesi live che il terreno potrebbe essere un po' dinamico. Non ne sono sicuro, però avendo visto appunto che con la neve e con il ghiaccio il terreno diventava molto più duro, infatti col coltivatore si doveva usare un altro tipo, vabbè, diverse cose si possono intravedere nel trailer cinematico. Quindi, chissà, lo vedremo a novembre questo qui. Poi, ora io raga mi continuo off camera a raccogliere tutta quanta l'avena, in modo tale che do quella che serve ai cavalli, l'altra me la conservo, e intanto ce la teniamo lì. Poi nel prossimo video credo che andremo a fare silvicoltura, oppure andremo a vedere il fatto dei campi per l'erba. E vabbè raga, io direi che per questo video può essere anche tutto. Dal vostro cavallo di luce è tutto! Bella!